occupiamoci della favola di Stephen Bradbury, è successo alle Olimpiadi, la farsa, nella specialità short track. Marcagnon, diciamo, fortissimo. Questi sono i quarti di finale. Il presente e il passato. Poi Naoya Tamura, sono tutti fortissimi. Siamo nei quarti. A parte Bradbury, che sembra essere un gradino sotto, gli altri tre se la giocano. Quindi Bradbury non è bravo. Era sfavorito, insomma, era un po' una pippa. In effetti è ultimo Bradbury, è quarto. Manca un giro alla fine. I primi due vanno nella semifinale. Bradbury terzo, quindi niente eliminato sembrerebbe. Povero Bradbury, in effetti era sotto. Squalificato Marcagnon. Hanno squalificato uno, che non è questo. Bradbury. E quindi viene qualificato. Vai in semifinale. Incredibile. E tutti vorranno, certo. Non è... Botta di culo. È qui ed è alla corda, 1000 metri. Semifinale. I primi due vanno in finale. I primi due in finale. Vai, è già ultimo. È partito malissimo. Patina malissimo. Fuori dalla lotta. Ha già quasi un secondo di solo Steve Bradbury. Però... Già fuori dalla lotta, infatti. E guarda, attenzione, due giri alla fine. Bradbury è sempre ultimo. Certo. E davanti, no, guardate. Adesso è quarto. Però è sempre ultimo. E terzo, no, è secondo. Secondo, va in finale. E vai in finale. Una grande favola. È arrivato in finale il brutto anatroccolo Stephen Bradbury, australiano. Guardatelo, esulta anche, come se fosse merito suo. Grandissimo. Beh, che bella favola. Finisce qua, giusto? No, poi c'è la finale. Ah, vabbè, poveraccio, chissà che figuraccia. Mamma americana, papà giapponese. Parte la finale. Questo è l'idolo locale, il favorito. Si limiterà a vincere. Si limiterà a vincere o stravincerà? Si limiterà a vincere, dice Diego Cattanico. Vediamo. Attenzione, guardate la partenza di Bradbury, ovviamente ultimo. Ma come si muove male? Ma proprio lento. Sembra proprio che se l'è fatta un po' addosso. Anzi, anche un po' puzzolente sembra. Ultimissimo già al primo giro. Attenzione, due giri a fine, Bradbury è straultimo come al solito. Gli altri si danno battaglia. Ultimo giro. Lui è fuori, peccato. L'idolo locale gomitata, un altro. Comunque è arrivato. Ne cade uno, ne cade due, ne cade tre, ne cadono quattro. E vince la pippa australiana. Non ci credo. Il più grosso scandalo sportivo della storia. Ma poi l'hanno rifatta, dai. No, ha vinto lui. Ma non è capace. Lo so. No, dai. Medaglia d'oro, veramente incredibile, ha vinto lui l'australiano. Eccolo qui. Passata, guardate questo che cerca di rimontare la fine, ma ricasca come una pera. Incredibile, la prossima volta partecipo anch'io.